Ancora in studio andiamo a Silea, lungo il Sile, per parlare di un'opera molto attesa. Quanto durerà sto ponte? Ah beh, sicuramente durerà decenni. Inizia da questo ponte la rivoluzione delle passerelle sul Sile. Collaudato da sindaco e presidente del parco, è la prima sostituzione da legno ad acciaio ed altri materiali della tratta che dalla centrale di Silea porta ai laghetti, uno dei percorsi più suggestivi della marca. Un vero e proprio cambiamento di materiali e tecnologie dal legno posato a suo tempo da Fondazione Cassamarca. Ricordiamoci che il ponte di Burci, qua vicino, la prima sua struttura era totalmente in legno, che ha avuto una vita di 8-10 anni, dopodiché abbiamo dovuto intervenire. La sovrintendenza ci ha autorizzato l'utilizzo di materiali più duraturi, colonne in cemento e strutture portanti in acciaio, la copertura ancora in legno, che comunque ci comporta una manutenzione abbastanza impegnativa. Questa ulteriore evoluzione ci ha portato a ottenere l'autorizzazione della sovrintendenza con materiali duraturi in acciaio, come anche nei ponti della Greenway che abbiamo inaugurato qualche anno fa. Pratica la motivazione che ha convinto la sovrintendenza in genere inflessibile su certi tipi di cambiamenti. Sono resi conto che tornare a investire ogni 8-10 anni a rifare un pontile in legno è gravoso e oggi non ci sono le condizioni per potercelo permettere. Dopo il collaudo, a brevissimo ci sarà anche la riapertura ai cittadini. Partiamo dal Sile per il rilancio anche del territorio, ma anche del turismo. Un nuovo segnale di risveglio del Parco del Sile dopo l'intervento di manutenzione della porta dell'acqua di Casacorba. Il Parco del Sile, in questo caso, è al nostro fianco per il progetto di rilancio del territorio in sinergia con le attività economiche del territorio. Percorsi naturalistici e percorsi urbani in sicurezza, come quello che si sta ultimando lungo un altro tratto del Sile. Ma quando l'inaugurazione di questa tratta? 2 settimane ancora di attesa e siamo pronti a partire. Ma quando invece l'inaugurazione della pista ciclabile a Canton? Pista ciclabile di Canton è sostanzialmente pronta, qualche dettaglio ancora e nel giro appunto di un mese potremo festeggiare tutti in bicicletta. Il prossimo 5 maggio saranno 200 anni esatti dalla morte di Napoleone Bonaparte, che ha lasciato anche nella Marca segni indelebili del suo passaggio, come ad Asolo, dove un suono e soprattutto una statuina si prendeva gioco degli invasori. Tema della rubrica Un oggetto, una storia di questa sera, curata dal nostro Lucio Zanato. Soffia Chico, il tuttofare del comune di Asolo, sul cucco di terracotta. E il suono del cuculo riporta ad un appuntamento con la storia, ma anche la fanciullezza di molti asolani. Perché il 5 maggio, per la città dei Cento Orizzonti, è una duplice data importante, il giorno di San Gottardo e quello della morte di Napoleone. Due storie che si intersecano proprio sui cuchi. I cuchi fanno parte della nostra tradizione, sono un oggetto che conosciamo da sempre e per esempio, vi faccio un esempio, io il mio primo ricordo è da bambina perché il primo cucco me l'ha regalato la mia nonna appunto alla festa di San Gottardo. E qui, tra i cipressi secolari della chiesa a lui dedicata, generazioni di bambini aspettavano maggio per farsi comprare cookie, ma anche dolci e altri giocattoli, sapendo che a San Gottardo iniziano le giornate estive e soprattutto da lì a poco sarebbe finita la scuola. Ma c'erano cookie e cookie, da quelli più semplici a forma di cuculò a quello che è diventato uno dei simboli di Asolo, e qui c'entra Napoleone. Nel 1796 Napoleone e le truppe napoleoniche arrivano nella nostra zona e prendono anche possesso di Asolo. Gli asolani accettano più o meno di buon grado l'arrivo di Napoleone, ma iniziano a prenderli in giro, quindi si ribellano, diciamo, attraverso l'ironia e iniziano a rappresentare i gendarmi francesi a cavallo del galletto. Francesi dunque, anche se molti in sella al galletto, vedono invece uno dei carabinieri di Pinocchio, immagine del potere vessatorio dello Stato. Sarà per questo che anche da adulti gli asolani continuano a comprarli, ma soprattutto a soffiarci dentro per fargli fare il verso del cuculo. Insomma, anche gli asolani hanno il loro modo di esprimere l'ironia. Tanto, sotto diverse forme, sì. Diciamo che è lo strumento prediletto dagli asolani, l'ironia. Il
Ieri la strada statale del Passo San Boldo tra le province di Treviso e Belluno in comune di Cisone è stata la location di una transumanza vecchio stile, suscitando stupore e curiosità. Le immagini sono divenute presto virali anche per il numero davvero notevole di capi, oltre un centinaio, che si è snodato sui caratteristici tornanti della San Boldo. Postare le immagini di un tratto reso iconico anche dal Giro d'Italia, il sindaco di Treviso Mario Conte. Queste quindi le immagini rasserenanti, ma di rasserenante c'è stato davvero poco oggi a Conegliano. Queste le immagini che stanno facendo il giro non solo della provincia di Treviso per la loro violenza. Alle 15:30 questo regolamento di conti di fatto tra bande, sono stati colpiti tre giovani ragazzi che sono stati portati all'ospedale, non sono gravi, ma la paura è stata tanta, lo sgomento di residenti e commercianti, la città è sotto shock nel giorno in cui doveva soltanto festeggiare il trionfo delle Pantere dell'Imoco conquistato ieri sera a Verona, e invece è successo quello che avete visto. Per il momento non ci sono aggiornamenti particolari, gli autori di questo gesto sono ancora in fuga sulle loro tracce, ovviamente le forze dell'ordine che stanno scandagliando le telecamere di videosorveglianza. È davvero tutto da Treviso anche per questa domenica, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica inizia gradualmente ad aumentare. Migliora il tempo rispetto al weekend, ma sarà possibile ancora qualche disturbo. Vediamo allora nel dettaglio la situazione. Sul Veneto la grafica di lunedì 3 maggio ci mostra uno scenario di bel tempo ed in effetti la giornata sarà all'insegna di una maggiore stabilità, con un ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio però sui settori montani e pedemontani non si escludono degli acquazzoni che localmente potrebbero scendere fin verso le aree di pianura. Temperature in lieve calo, minime tra 7 e 9 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 15 e i 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Qualche residuo piovasco a ridosso dei rilievi, per il resto più sole. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 15 e i 17 gradi all'incirca. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, tanto sole un po' su tutta la regione, tempo asciutto e stabile con cielo velato. Temperature minime sui 7 gradi, massime fino ai 18 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.